interroghiamo Olivieri. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Io l'avevo detto che dovevamo fingerci malati. Non mi ascoltate mai. Posso assicurarti che se fisso ancora un po' il neo della professoressa, vomito e torniamo a casa. Iu. Ma se andiamo a casa la mamma sarà delusa. Non me ne frega nulla della mamma! Ragazzi, sono sicura che l'interrogazione andrà bene. Abbiamo studiato? No, non abbiamo studiato! È tutta la sera che questa scema gioca a The Sims. Io ho detto andiamo a dormire presto, ma tu... No, si sta divertendo, la felicità è importante! L'hai fatta giocare fino alle 4 di notte! È la fine! È la fine! Olivieri? Era la soluzione migliore. Ma l'hai fatta vomitare completamente a caso! Mi scusi, prof. Vuoi andare a casa? Sì! Sì! Sì, è fine! Sì! Oh, grazie al cielo! Ve l'avevo detto. Sì, però mi spiace aver sporcato il pavimento di vomito. Oh, tristezza, stai zitta e non rompere! Momento di dare un'occhiata a Crush Jungkook su Instagram. Oh mio Dio, perché sento che a tutto un tratto sono felicissima? E io non sono arrabbiata! Stranamente non mi viene voglia di vomitare. Io sono triste perché non posso abbracciarlo. È davvero una bomba sexy. Eh? Ma e tu chi sei? Tu chi sei? Io sono la nuova emozione che le prova quando vede un bel figone. E come ti chiami? Non lo so, appaio quando c'è Crush. Allora ti chiameremo Crush. Ma Crush inteso come Crush? Cioè che ci schianteremo? No, qua l'unico schianto è lui. Devo dire che è proprio carino. Già. Voglio andare al suo concerto! Ragazzi, oggi faremo le derivate. E vai, oggi faremo qualcosa di nuovo, impareremo tante... Stai zitta. Ho già troppo paura della prima verifica, ma quando sarà? Sicuramente prenderemo un brutto voto. Allora, quando si tratta di fare la derivata prima, per esempio di x alla seconda... Cosa? Un attimo, mi sono persa. Alza la mano, alza la mano. Diventerà 2x. Mi sta ignorando, mi sta ignorando! Sono sicura che tra poco ti risponderà. E quindi poi la derivata seconda... Di solito ascolta le domande di tutti e le mie no. Mi sto alterando! Calma, calma, calma. Oddio, perché ti interessa così tanto? Anche io non ci ho capito molto. Faccio schifo. È la fine, è la fine! Prof, lei è una stronza! Ascolti la mia domanda! Oh! Oh! Come prego? Ora ci mette la nota. Oh, mi scusi, ma cosa ti passa per la testa? Sicuramente non le derivate, non ci ho capito nulla. Sì, intervallo! Sì, finalmente c'è l'intervallo. Ora possiamo ripassare per la verifica che c'è nell'ora dopo. Perché abbiamo sempre da studiare? Vorrei avere degli amici per passare l'intervallo insieme. Ma ce li abbiamo! Se abbiamo degli amici, perché non ci aiutano con i compiti? A me fanno schifo i nostri amici. C'è qualche figone tra i vostri amici? L'unico è fidanzato. Con chi? Quello là. Iu! Già, confermo. Eccolo, è già finito! Prenderemo 4 all'interrogazione! Magari abbiamo fortuna e non ci sorteggia. Ma noi siamo sfigati. È la fine! Ragazzi, la prova... Ciao team Olivieri, io sono Eleonora e questo era Se le emozioni andassero a scuola. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se volete anche un Se le emozioni andassero in video lezione, e io lo farò. Fatemi sapere qual è la vostra emozione preferita e vi ricordo che potete acquistare le mie magliette, mascherine, felpe e zainetti su Nerd Overdose. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e niente, noi ci rivediamo con un prossimo video questa settimana. Io pubblico nuovi video ogni... martedì, giovedì, venerdì e domenica. Un bacione dalla vostra Fedina Rossa. Ok, adesso...